Sì, abbiamo iniziato bene, però dispiace, resta soltanto questo piccolo riscaldamento che abbiamo fatto e basta, perché comunque nel momento in cui, come diceva, si è vista una bella vigor per 20 minuti, pensavamo tutti quanti che potesse continuare a vedersi una bella vigor, invece è andata così. L'arbitro cosa ha avuto? La spalla, una Sì, contattata. esattamente, sì, alla spalla, sì. Quindi non c'è stato niente da fare. No, no, è stato impossibile, anche perché aveva parecchio dolore, quindi non si può. Penso di sì. Peccato. Questo comunque cosa comporta per la sua squadra, da un punto di vista. Era Comporta. partita bene, era un buon momento. Sì, vabbè, questo ormai non si pensa più a questo, si pensa soltanto a quello che sarà, perché questo comporta recuperare la partita, questo comporta bisogna andare a giocare domenica a Perugia, Perugia non è dietro l'angolo, c'è il viaggio, è un grave danno per noi, è un Ma da grave giocatore. danno. Certo, ovvio, ma non per i 20 minuti, perché insomma c'è da andare a Perugia, non sappiamo quando si gioca, tutte queste cose qua. Però può essere un po' più riposato. Secondo me per noi è un grave danno, non può essere più Si potrà riposata. giocare anche domani sera. No, 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 dice che si La gioca. Lega non può, ma Ma domani sera si potrà si giocare. gioca mercoledì. No, Allora lo gioca col chiedo, visto che è la vicinanza, si poteva fare così. Un altro si poteva prendere. Visto che di partita ne abbiamo vista poco, il presidente che ci ha preceduto si è lamentato un po' delle dichiarazioni di Coz, di non so di qualche altro, per la vigilia. Tu questa vigilia come l'hai vista? Ah, io l'ho vissuta bene. E questo forse diciamo un pochettino si è visto anche in campo, nel senso per come abbiamo preparato la partita, con grande carica, grande voglia, però con grande tranquillità. La squadra occupava bene il campo, con i tempi giusti, nonostante il campo fosse bagnato. Quindi questo testimonia che i ragazzi avevano iniziato la partita con la mentalità giusta. No, non sono qua a fare lezioni di vita a nessuno, però dobbiamo stemperare i toni, anche se magari c'è stato qualche frainteso sicuramente durante la settimana scorsa e questa settimana anche di qualche dichiarazione, però io credo che non bisogna essere così, bisogna sicuramente essere amici e guardare sempre con positività tutto quanto. Io ho detto sempre in settimana, anche altre. Questi mesi che la vera sorpresa era la Vibor Lamezia e nessuno mi può smentire perché c'è un grande tecnico, una grande società, ma io spero che sia la Vibor che i colori giallo-rosso, il Catanzaro possano avere veramente un grande futuro. Ma per lei è un derby questo, signore? Per lei è un derby questo? Sicuramente Questo vogliamo sapere. è un derby tra Calabrese e tra diciamo che sono 25 km, 30 km di distanza. È un derby come, però non è un derby da categorie, diciamo, Sì, perché superiori. pensavo giocava Questo, lustri sì, invece. vabbè, il discorso è adesso, non dobbiamo andare a trovare sempre il Questo è pelo quello che nell'uovo, io l'ha questo mosso, voglio questo dire, vincere. perché il discorso è questo, se dobbiamo trovare il pelo nell'uovo, qua ci facciamo sempre C'è anche polemiche. un E direttore di non è corretto, sentimento. per tanti motivi, solo questo qua io dico. No, 20 minuti è durata la partita. Abbiamo avuto, non credo, tutte e 20 minuti di difficoltà. Loro sono partiti molto forti, molto aggressivi. Giocavano palla lunga, ci hanno non messo in difficoltà, ma tenuto un po' bassi. Poi penso agli ultimi minuti prima della sospensione eravamo riusciti a prendere un po' di campo, però alla fine analizzare 20 minuti è. No, è difficile. Di solito si analizzano 90, quindi 20 minuti.